Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi siamo qui per provare un nuovo servizio che mi ha molto incuriosito. Mi hanno proposto di testare questo sito e quindi mi è sembrata una buona occasione anche per stampare alcune delle mie foto realizzate al Warner Bros. Studio Tour di Londra. Si tratta di un sito che si chiama albumdifigurine.it. Io sinceramente non lo conoscevo e sono rimasto molto, molto colpito dalla gran bella idea che hanno avuto. In poche parole, di cosa si tratta? Questa azienda, questo sito, realizza degli album di figurine veri e propri, come quelli che potete acquistare nelle edicole, con dei pacchetti di figurine che contengono le vostre foto. Quindi voi andrete tramite un editor presente sul loro sito a impostare l'album, la grafica dell'album, scegliere quali saranno le vostre figurine e poi vi arriveranno impacchettate proprio come quelle dell'edicola. Quindi, secondo me, è sia un'ottima idea regalo da fare, sia un'ottima idea, ad esempio, per le scuole, oppure un'ottima idea per le scuole calcio che magari vogliono realizzare degli album dedicati alle proprie squadre o proprio anche alla vostra. Squadra, se fate parte di un gruppo, di una band, di qualsiasi cosa, direi che è una gran bella idea quella di stampare un album di figurine dedicato a questo o anche semplicemente alle vostre gite scolastiche. Ci sono tantissime applicazioni che possono essere applicate appunto a questo genere di prodotto, matrimoni, come bomboniera, come qualsiasi cosa. Io oggi voglio provarlo per stampare, come vi ho detto, le foto del mio ultimo viaggio a Londra. Quindi direi di prendere il mio Mac. Posizionarlo qui davanti a me e andare subito a provare questo bellissimo sito. Eccoci qui sul sito album di figurine, come potete vedere già dalla home page ci sono diverse categorie come sport, scuola, poster e figurine privati e famiglia. Io direi di andare ad utilizzare quello di Halloween che viene proposto in questo momento, visto che quando sono andato agli studios di Harry Potter. Era tutto decorato a tema Halloween. In poche parole, dobbiamo creare il nostro account che io ho già fatto e poi cliccare su accedi all'applicativo qui in alto. Ecco che adesso arriviamo sulla pagina, eccola qui, dove poter andare a creare il nostro album. Basta intanto cliccare sull'omino qui verde per realizzare il nostro account e poi andare a cliccare su questi. Libri impilati nella voce pubblicazione, ecco qui, e adesso possiamo andare a realizzare il nostro album. Facciamo nuova, eccola qui, diamo un titolo al nostro album che può essere ad esempio vacanza a Londra e poi scegliamo la tipologia se album di figurine, poster e figurine o annuario. Io in questo caso sceglierò album e figurine formato verticale. Qui vi dà già alcune preimpostate, ma è anche possibile crearlo come vuoi tu. Io voglio scegliere quello di Halloween, che è composto da 12 pagine e 70 figurine imbustate. Quindi clicchiamo qui e poi credo che possiamo cliccare direttamente su Crea. Io ho già fatto qualche tentativo e mi sono davvero divertito ed è semplicissimo realizzarli. Ecco qui. Tramite questi bottoncini qui accanto possiamo andare a sfogliare le pagine dell'album, a modificare il layout di ogni pagina, ad esempio scegliamo questa pagina qui sulla sinistra e aggiungiamo questa tipologia di figurine. C'è anche una guida di navigazione come potete vedere e che vi andrà a spiegare tutti i vari comandi che io già avevo fatto ed ecco qui. Clicchiamo sulla pagina, andiamo a cambiare il layout, quello che stavamo facendo prima, ed ecco che, come potete vedere, si va ad impostare un'altra tipologia di disposizione delle figurine. Ce ne sono tante a disposizione, come potete vedere: anche figurine doppie, figurine divise in quattro parti, magari per foto più grandi, e chi più ne ha più ne metta. Ecco che possiamo andare a sfogliare tutte le pagine del nostro album, possiamo anche cambiare. Lo sfondo, se ad esempio questo qui con le ragnatele non ci piace, basta cliccare sulla cartellina Halloween e vi darà tutte le alternative. Ad esempio, mettiamo questa con la casa e i pipistrelli. Ecco qui. Possiamo anche fare una pagina di un tipo, una pagina di un altro tipo. O clicchiamo qui invece a sinistra, sempre sulla cartellina e magari da questa parte impostiamo la zucca. Non lo so, mettiamo una cosa a caso, oppure possiamo mettere anche qualcosa che si intoni meglio, quest'altro qui, quest'altra casa infestata. Ci sono davvero tantissime combinazioni. Una volta impostato tutto l'album e le sue pagine, questa è la pagina finale, ecco che possiamo cominciare ad inserire le figurine. Ragazzi, nulla di più semplice. Basta cliccare sulla fotocamera e poi andare a caricare le immagini si vanno a scegliere i file della vostra cartella io qui ad esempio ho un bel po di foto prese dal, dal Warner Bros. Studio Tour le andrò a scegliere ecco che i file verranno caricati iniziamo caricamento e una volta finiti di caricare i file li potrete trascinare semplicemente sull'album e distribuire tutte le varie figurine ecco qua sono state tutte caricate qui nella barra laterale ci basta semplicemente prenderle e trascinarle sul nostro album ok così e l'andiamo a trascinare sull'album che okay? posizionerà la nostra figurina ecco questa qui l'andiamo a mettere invece da questa parte e così via il procedimento ragazzi è molto molto semplice molto intuitivo ho messo due volte la stessa figurina ho sbagliato naturalmente dovrete stare attenti se le figurine sono orizzontali oppure magari sono verticali eccetera eccetera e ogni figurina può anche essere Personalizzata, qui ad esempio io ho scelto quelle con il bordino bianco, ma potrete anche scegliere di non mettere alcun tipo di bordino alla fotografia o di aggiungere delle scritte sulla figurina o di mettere bordi, effetti, filtri, tutto quello che volete. Naturalmente, più tempo perderete a realizzare l'album, magari migliore sarà il risultato senza dubbio, ma già semplicemente prendendo le foto così come si trovano e trascinandole sull'album, il risultato è comunque già super garantito. Io ragazzi, adesso vi mostro un album che invece avevo già realizzato, questo qui, prova 1, che ho realizzato con un po' di calma, non volevo perdere troppo tempo qui in video per scegliere ogni singola fotografia e quindi adesso ve la faccio vedere ecco qui si tratta di un album che ho chiamato l'onda 2019 Harry Potter tour e all'interno ho selezionato un po' delle foto che ho scattato durante tutta la mia visita degli studios devo dire che il risultato mi soddisfa parecchio sembra davvero molto molto carino alla fine della fiera impostando i vari layout di pagina sono riuscito a inserire una novantina di foto e adesso andrò a completare l'ordine a inviarlo, pagarlo, è possibile pagarlo naturalmente subito ma anche con bonifico E poi aspetteremo ovviamente che arriverà il pacco per unboxarlo qui assieme a voi Quindi adesso magia dell'editing ragazzi, il pacco sarà qui in pochissimi secondi 3, 2, 1 Rieccoci, potere del montaggio ragazzi sono passati appena 4 giorni e ecco qui il mio pacco che arriva da album di figurine, sono super curioso di aprirlo. Non vedo l'ora di vedere come sono state realizzate le figurine, l'album che abbiamo impaginato, quindi ragazzi, direi di andare immediatamente a tagliare lo scotch. Anche se c'è l'apertura facilitata, quindi usiamo anche quella, ok? Wow, ci sono un sacco di bustine, quindi non voglio fare danni. Andiamo ad aprirlo con cautela. Togliamo lo scotch e vediamo il contenuto. Eccoci qui. Troviamo il nostro album. Ecco qui. Con tutti i pacchetti di figurine. Wow, molto, molto carini. Ci sono i pacchetti di figurine con la faccia della zucca, quindi a tema Halloween che è il tema che io avevo utilizzato per il mio album di figurine e i pacchetti sono veramente tantissimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 qui ne abbiamo altri 16 17 18 19 20 21 pacchetti. Abbiamo anche una scatolina che Verosimilmente, servirebbe a contenere tutti i pacchetti di figurine, magari proprio per regalarli in modo bello, pulito e ordinato. Poi abbiamo un coupon con lo sconto di 15 euro per il prossimo album. Il codice è valido fino al 30 giugno 2020 quindi sicuramente avrò modo di sfruttarlo e poi una cosa che non mi aspettavo davvero molto molto carina ringrazio tantissimo album di figurine una lampadina LED USB davvero molto molto carina, mi è sempre servita, ma non l'ho mai acquistata per leggere la notte quando sono a letto, visto che non ho una Bajur vicino. Quindi vediamo questa qui che mi piace davvero tantissimo, è quella flessibile in silicone e quindi davvero molto molto gradita. Grazie, grazie mille. Credo che venga messa in tutti gli ordini, quindi, ragazzi, una cosa in più. E poi abbiamo anche l'album che avevo impaginato, ecco qui Londra 2019, Harry Potter Tour. E all'interno abbiamo tutte le pagine con le figurine che avevo impostato tramite il software. Devo dire, ragazzi, che sono stati davvero super super veloci. Io credevo che un lavoro del genere richiedesse minimo una settimana di lavorazione da parte loro e poi la spedizione, invece nel giro di quattro giorni lavorativi ho ricevuto il mio pacco e tenete conto che io comunque vivo in Sicilia, quindi di solito le cose arrivano almeno con un giorno di ritardo rispetto alle altre regioni d'Italia. Quindi davvero sbalordito e super contento. Andiamo a spacchettare adesso qualche pacchetto. Prendiamo la prima bustina e andiamo ad aprirla come un classico pacchetto di figurine e vediamo all'interno com'è la resa. Allora, Londra 2019, la prima è semplicemente una protezione per le figurine, e poi eccole qui. Non ma sono davvero carinissime. Dietro c'è il numero: questa è la numero 25, questa è. La parte di una figurina doppia, quindi abbiamo l'ufficio del professor Piton. La stampa è davvero ottima, qui abbiamo tutti gli orcrux qui la foto della sala grande qui c'è la mia fronte è la figurina numero 10 e abbiamo la mia fronte qui ci sono io nella numero 5 davanti al negozio di minalima e poi vediamo apriamo un'altra bustina è davvero molto molto divertente questo lavoro da fare magari assieme alla persona che riceve questo come regalo soprattutto per un viaggio lo trovo molto molto indicato molto bello e ecco qui che troviamo la fenice dello studio del professor Silente, del suo ufficio, poi troviamo gli abiti del ballo del ceppo, abbiamo me nella sala grande addobbata a tema halloween qui c'è il mio faccione sorridente e poi un pezzo di quattro della figurina che compone la miniatura del castello di Hogwarts io devo dire che sono sbalordito dalla qualità della stampa, è davvero ottima. E ragazzi, io direi a questo punto che continuerò a spacchettare le mie figurine per conto mio e poi mi passerò la serata ad attaccarle su questo magnifico album. Ragazzi, per chi volesse vedere l'album completo, io vi chiedo di seguirmi su Instagram: antonio.seria, lì nelle storie metterò le foto e naturalmente anche il video di tutte le foto contenute all'interno dell'album, di tutte le pagine con le figurine attaccate sopra. Ragazzi, io ringrazio tantissimo album di figurine per avermi fatto provare il loro servizio che approvo assolutamente è un'idea fantastica sia come regalo di Natale, regalo di compleanno di San Valentino come ricordo per ad esempio un viaggio come ho fatto io in questo caso e ragazzi naturalmente da quello che ho visto sul sito stampando più copie dello stesso album si va a risparmiare davvero tantissimo quindi io vi consiglio naturalmente di andare a dare un'occhiata sul sito di album di figurine e trovare tutti i link sotto in info box e naturalmente fatemi sapere cosa ne pensate commentate il video mandatemi messaggi privati su instagram su facebook dove vi pare io sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e ragazzi io spero abbiate apprezzato la novità portata sul canale questa bellissima idea di album di figurine che io personalmente non conoscevo e che adesso assolutamente sfrutterò per i miei prossimi regali Ragazzi, detto questo, io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e vi do come al solito appuntamento con tante altre novità. Ciao!